Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Monster Hunter Rise e questa videoguida sarà proprio una videoguida per i più inesperti, per i nuovi giocatori. Quindi se siete dei giocatori che comunque conoscono il brand, sanno cosa fare, insomma non state a scrivere nei commenti "ah ma è palese". Non è palese, niente è palese, niente è scontato, non tutti sanno fare tutto, ci sono anche i nuovi giocatori. Quindi in questa videoguida andiamo a vedere la missione secondaria. Dove era? Richieste? Sì. L'incarico di Fugio e l'anziano che ci chiede di creare, di dargli una bistecca ben cotta. Ora, vi spiegherò come andare a cuocere una bistecca molto semplice. Parliamo con Inoa, ci andiamo a fare una missione addestramento. Non è vero. Non è una missione addestramento. Andiamo a fare un tour spedizione, perdonatemi il lapsus. Andiamo di giorno, vi faccio vedere al volo come capire quando la carne è cotta senza bruciarla. Io l'ho già fatta, gliela devo consegnare, ma siccome mi è venuto in mente che qualcuno potrebbe non sapere come cuocere la carne, questa cosa risulta anche molto utile. Durante le cacce, se avete finito le razioni, vi cuocete una bistecchetta e va a mangiate, così ripristinate la stamina. Quindi una volta arrivati qui, lo facciamo direttamente da qui, non stiamo ad andare in giro, scorriamo nella barra sotto dei potenziamenti, vedete in basso a destra, qui c'è la carne cruda che noi andremo a cuocere, ma non dobbiamo cliccare su questa, dobbiamo cliccare qui su spiedo da barbecue. Quindi spingiamo il tastino di riferimento che è scritto lì, per PlayStation dovrebbe essere il quadrato, quindi nel caso di Xbox ovviamente la X, spingiamo quello e dopo per toglierla dovremmo premere la B nel caso di Xbox e cerchio nel caso di Play. Appena finita la musica, voi cliccate il cerchio su piattaforme Sony e la B su piattaforme Microsoft. E in questa maniera qui andrete a fare la bistecca ben cotta per Fugen. Se non avete la bistecca cruda, vi faccio vedere dove poterla recuperare. Quindi chi dovete killare sostanzialmente. Zompa. Eccoli qui. Questi sono bellissimi, sono chiatti, sono stronzi, sono esplosivi, sono stupendi. Quindi picchiamo loro, faccio vedere. Aspetta, dove è andato? È esploso ed è volato. Eccolo, quanto è simpatico. È simpaticissimo. Dai, su. Ok, una volta killati i bombaggi, non so mai come si pronuncia, mo scordo sempre il nome. Per me loro sono i barilotti, vedete, vi droppano la carne cruda. Quindi è molto semplice da recuperare nel caso non ce l'abbiate. Quindi, torniamo indietro, completa missione. La gioia. Oh yeah. Con quanta fierezza la nostra Stutilla. Una volta arrivati qui abbiamo completato la richiesta. E una volta arrivati qui voi vi sedete alla mensa. Va bene qualsiasi posto, ho scelto questo perché voglio cucinare in privato, io so. E andiamo su varietà di piatto, sono riservata quindi... E noi potremmo andare a cucinare diverse cose che andremo a trovare in game. Adesso vedete tanti punti interrogativi, ma piano piano aumenterà la varietà di cose che potremmo andare a cucinare e ricavarne dei consumabili molto utili. La carne cruda che noi abbiamo qui, ovviamente possiamo cuocerla e andare a ricavare appunto la bistecca ben cotta. Quindi noi lo facciamo pagando. Magari le cuociamo tutte e due, che ce ne frega. Paghiamo in denaro, non pagate mai in punti. I punti servono per altro, pagate in denaro, mi raccomando. E poi lei fa tutta la scenettina. Cuoce la carne.
Fa un po' l'imbecille. Ma che sa fa? E ci prepara il nostro pacchettino. Ecco qui. Prendiamo tutto. E abbiamo anche così la carne ben cotta. Quindi se proprio non riuscite a usare il barbecue, cosa che vi consiglio perché in ogni caso durante la missione potrebbe essere molto utile a andare a cuocersi la carne se finiamo le razioni, perché per la stamina servono, c'è poco da fare. Però ve le potete cuocere prima qui per rendere il tutto molto più facile. Poi andiamo da buon Fugen Ervecchio e gli consegniamo la bistecca ben cotta. E lui ovviamente ci dice: ah, quanto sei fico, che profumino. Adesso io magno e tu invece che hai cucinato mi guardi. Cerca di aiutare gli abitanti, ok. E ci dà 10 pozioni, che non è malaccio. Bene, giovani, per questa brevissima videoguida è tutto. Come al solito iscrivetevi al canale, attivate la campanella e commentate, lasciate like, condividete, fate tutto quello che c'è da fare come al solito. E grazie mille per averci seguito e alla prossima!